È arrivato il momento di investire in Cina. Come tutti saprete, io ho sempre avuto una parte del mio portafoglio all'interno dei mercati cinesi. Ho sempre cercato di avere una percentuale intorno tra il 5 e il 10%, quindi diciamo che ho sempre avuto una parte investita in questo bel paese. Come tutti saprete, però, i mercati negli ultimi 2 anni hanno decisamente sottoperformato i mercati USA, nonostante questo crollo qua dell'S&P 500 e del Nasdaq. Prima di iniziare, premetto già che all'interno di questo video qua non parlerò di NIO, vi parlerò di tre altre aziende cinesi. Se avete piacere di ricevere un'analisi dettagliata di NIO, visto che appunto sono investito come tutti sapete, fatemelo sapere qua sotto nei commenti con un like. Se avete invece piacere di ricevere analisi di altre aziende cinesi che non sono all'interno di queste tre qua, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, scrivendomi appunto il nome dell'azienda che volete che io analizzi. Eccola qua, la prima azienda che secondo me può avere senso comprare in questo momento qua è Alibaba. Prima di iniziare a spiegarvi le motivazioni, voglio partire dal grafico. Infatti Alibaba dal massimo, che ha toccato il 26 ottobre 2020, quindi più di 2 anni fa, ha perso la bellezza di 72%. Benissimo, direte. Come sapete, la mia posizione in perdita è all'incirca il 35-40%, quindi ovviamente è tanto, però ho cercato sempre di mediare un po'. Ultimamente sto aumentando la mia posizione, ovviamente questi qua non sono consigli finanziari, però sto aumentando la mia posizione e ora vi spiegherò il perché. Lo faccio principalmente per un paio di motivi che vi andrò ad elencare ora. Il primo è semplicemente perché Alibaba opera in un settore che è quello soprattutto dell'e-commerce, che reputo un settore super valido per i prossimi 10-15 anni. Alibaba attualmente è il primo player in Cina insieme a JD e Pinduoduo all'interno di questo settore qua ed è una realtà ben consolidata in Cina e che si sta espandendo anche in altre nazioni asiatiche, soprattutto nel sud-est. Ed è qua che secondo me troverà uno dei tanti driver di crescita, ovvero quello dell'espansione internazionale. Non credo che Alibaba riuscirà mai a sovrastare Amazon nell'Europa, soprattutto anche perché culturalmente noi europei siamo molto più vicini agli USA rispetto alla Cina, però non si sa mai, magari è un approccio culturale che cambierà col tempo, quindi non lo sapremo mai, però io personalmente non credo, quindi non lo considero nelle mie valutazioni. L'altro super driver di crescita che credo possa sul lungo termine favorire Alibaba rispetto agli altri competitor è che, al contrario di JD e Pinduoduo, Alibaba ha anche una parte dei ricavi che ottiene lato software. Infatti, Alibaba ha l'equivalente di quello che tutti conoscete come Amazon Web Services. Come potete vedere dall'ultimo quarterly result di Alibaba, il cloud attualmente ha una percentuale del 10% sul totale del fatturato, ma è una percentuale destinata a crescere e secondo me sarà uno dei principali driver di crescita dell'azienda. Attualmente non penso che Alibaba sconti crescite elevatissime, tant'è che se noi andiamo a prendere la mia valutazione, io sconto una crescita per i prossimi 3 anni all'incirca solo del 6-7% annuo. La cosa che rende Alibaba, secondo me, molto interessante è la valutazione attuale che ha. Infatti, se noi supponiamo che la crescita di Alibaba sia solo così, ma che torni ad avere un PE normale, cioè quindi un PE che non consideri troppo i rischi paese, Covid e altri fattori, supponiamo che abbia un PE tra 3 anni di 15-16, che è la mia stima attuale, e una crescita appunto, come vi dicevo, del 6% annuo, otteniamo un utile per azione tra 3 anni di 9 e un PE di 16, quindi otteniamo un prezzo per azione di 150 all'incirca, che ci garantirebbe un 66% con, a mio avviso, relativamente pochi pochi rischi. Se noi andiamo a vedere invece il discounted cash flow, supponiamo il free cash flow attuale di Alibaba e una crescita, come vi dicevo sempre, all'incirca del 6%, possiamo vedere che attualmente con 67 miliardi di cash in cassa e un debito di 22, possiamo vedere come la differenza che c'è tra il fair value attuale di Alibaba e il prezzo corrente sia all'incirca del 78%. Quindi, a mio avviso, attualmente Alibaba offre un ottimo risk reward ed è per questo che, come vi dicevo, sto acquistando. Molto brevemente, se noi andiamo a vedere tramite l'algoritmo sviluppato da me ed un mio amico, otteniamo per il sito patrimoniale un voto di 8,90 su 10 per un conto economico che attualmente non è in ottima salute, parlo sempre dell'ultimo anno, otteniamo un voto di 2 su 10. I rapporti prezzi che sono secondo me attualmente i migliori
indicatore di sottovalutazione, otteniamo un 7,70 su 10 e quindi sostanzialmente sì, sto comprando Alibaba. La seconda azienda della quale vi voglio parlare è Pinduoduo e per farlo vi voglio far vedere qual è stata la crescita negli ultimi 4-5 anni di Pinduoduo in termini di fatturato. Infatti è passata da fatturare all'incirca 2 miliardi a fatturarne 18 in praticamente 4 anni. Per chi non lo sapesse, Pinduoduo è uno dei principali competitor di Alibaba insieme a JD per quanto riguarda il settore dell'e-commerce. Ovviamente Pinduoduo è molto meno diversificata in termini di business rispetto ad Alibaba, che è molto più diversificata anche tramite le controllate, e quindi sotto quel lato lì è molto più rischiosa tra virgolette di Alibaba. Ovviamente anche più rischiosa per quanto riguarda le valutazioni, perché se andiamo a vedere le valutazioni di Alibaba, di Pinduoduo, abbiamo un price earnings di 28, un price sales di 5,78 e possiamo vedere anche un price free cash flow che è 17,77. Quindi sono valutazioni molto più piene tra virgolette, e questo è dovuto soprattutto alla crescita che si stima per Pinduoduo. Infatti la crescita che stimo io è all'incirca di un 19-20% annuo per i prossimi 3 anni, che vi sembrerà assurdo, ma vi assicuro che non lo è per Pinduoduo. Soprattutto perché per chi non lo conoscesse, Pinduoduo è un'azienda che è utilizzata principalmente dal ceto medio-basso cinese, che è quello destinato a crescere di più annualmente per i prossimi 10-15 anni. Infatti, al contrario di Alibaba e JD, il core business di Pinduoduo è l'e-commerce, che però è effettuato in modo diverso. Infatti, l'e-commerce su Pinduoduo è un social e-commerce. Infatti, per chi non lo sapesse, la maggior parte degli acquisti su Pinduoduo vengono fatti in gruppo, che porta le persone cinesi ad avere ulteriori sconti. Supponiamo che io debba acquistare un tablet, se io quel tablet lì lo faccio comprare anche ai miei amici, tutti avremo degli sconti. E questo ha portato a Pinduoduo ad una rapida ascesa in termini di fatturato. Un'altra cosa che mi fa prediligere Pinduoduo rispetto a JD ed Alibaba è il fatto che il tasso di commissione che pagano i venditori su Pinduoduo è all'incirca dello 0,6%, su JD è all'incirca del 2,5%, e su Tmall, quindi un'azienda di Alibaba, abbiamo all'incirca un tasso del 2,3-2,5% anche lì. Quindi sono tassi molto più bassi che in futuro permetteranno a Pinduoduo teoricamente anche di aumentarli. Nel caso in cui la crescita organica, quindi numerica delle persone, non ci sia più, teoricamente Pinduoduo può avere margine per aumentare i tassi. Come potete vedere, Pinduoduo graficamente ha perso anche molto di più rispetto ad Alibaba. Infatti è arrivata a perdere anche il 90% dei massimi. Io ho avuto una posizione che è stata in perdita anche del 70-80%, però comprando, sono riuscito a mediare sempre il prezzo e attualmente sono in profitto. Non di tantissimo, sono in profitto all'incirca del 10-15%, però sono in profitto. Che, ripensando al me di un anno fa, mi sembrava assurdo, però io ho sempre creduto nell'azienda, ho sempre comprato, quindi sono felice. Ma non credo che la crescita di Pinduoduo sia finita qua. Tornando alla valutazione, vi dicevo che la crescita stimata per quanto riguarda me è all'incirca di un 20% annuo, e se prendiamo gli utili per azioni attuali che sono $2,88 e li cresciamo annualmente di un circa 19%, otteniamo un utile per azione tra 3 anni di $4,85, che con un PE corretto, secondo me all'incirca di 24 per Pinduoduo tra 3 anni, otteniamo un prezzo per azione di 116 fra 3 anni, che ci garantirebbe un profit del 43% in 3 anni, che non è assolutamente male. Se proprio dovessi darvi un consiglio, che tra virgolette non posso, però se mi dessi io in autonomia un consiglio, probabilmente acquisterei intorno a questi valori qua. Dovesse rimbalzare su questo supporto qua, che all'incirca è intorno ai $70, penso che incrementerei sicuramente molto molto volentieri. L'ultima azienda della quale vi voglio parlare è NetEase, che per chi non la conoscesse è un'azienda cinese che sviluppa e distribuisce giochi sia mobile sia per PC e console. Per chi non li conoscesse, questi qua sono alcuni giochi che sono stati sviluppati da loro. Tra i più famosi magari possiamo considerarci Overwatch, Yu-Gi-Oh!, Diablo e altri giochi molto molto famosi in Cina. Devo essere sincero e penso che attualmente un buon punto d'ingresso possa essere intorno ai $65. Questo perché? Perché se noi andiamo a prendere la mia valutazione, che prevede una crescita relativamente bassa, però se noi consideriamo il PE attuale di NetEase, che se non ricordo male è intorno ai 15, ci sta. Se noi andiamo a proiettare una crescita del 6% annuo, attualmente otteniamo un
prezzo fra 3 anni all'incirca 81 dollari. A mio avviso, se noi comprassimo adesso a 72 dollari, non è che otterremo un guadagno così elevato. Per questo, penso che un ottimo punto d'ingresso possa essere intorno ai 66 dollari, come possiamo vedere qua, che tra virgolette è anche un punto in cui l'azione ha rimbalzato in passato. Per quanto riguarda il discounted cash flow, la situazione qua cambia leggermente. Infatti, vi allargo un pelo. Se noi andiamo a prendere il free cash flow attuale che ha Netease, che è all'incirca di 3 miliardi e mezzo, e gli proiettiamo la crescita all'incirca del 6% annuo per i prossimi 10 anni, e poi utilizziamo un perpetual growth rate del 2,5%, otteniamo all'incirca una sottovalutazione del 40%. Questo perché? Perché Netease incassa all'incirca 16 miliardi di dollari e debita all'incirca solo per 4. Capite che questa cosa va considerata. Detto questo, una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere per quanto riguarda NetEase è il fatto che, premesso, per chi non lo sapesse, io ho già una posizione in NetEase, però sono 3 aziende che sto monitorando e sto aumentando. NetEase ho anche comprato in passato, adesso ho smesso di comprare, però la sto monitorando per eventualmente aumentare la mia posizione. Appunto, una cosa che vi dicevo che mi ha fatto piacere è il fatto che nell'ultimo trimestre, nonostante il contesto macroeconomico della Cina non sia il più favorevole, abbia ottenuto risultati solidi. Infatti, le revenue, per dirvi, sono cresciute in circa del 10% anno su anno, che non è per nulla male. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.